Amici e amiche di BPM Power, bentrovati. Oggi vi parlo nuovamente dei processori AMD. No, non mi sto riferendo alla serie 5000 che già conosciamo e conoscete, ma nelle ultime indiscrezioni che parlano di una prossima e nuova serie, anzi più nuove serie. Sto parlando di quello che sembra essere il nome in codice Warhol, in uscita nel 2022 con una sorta di architettura Zen 3 Plus, e del nome in codice Raphael, un'architettura che si chiamerà Zen 4. Iniziamo dall'erede di Vermeer, ovvero Warhol, il nuovo progetto basato su architettura Zen 3 o Zen 3 Plus. Proprio in virtù di questa similitudine, potrebbero essere infatti compatibili con le attuali schede madri. Warhol potrebbe quindi essere la nuova serie 6000, di processori AMD ovviamente, in arrivo per il 2022. Nella seconda metà dello stesso anno o a inizio del 2023 potremo invece assistere al debutto di Raphael, che dovrebbe segnare l'arrivo della nuova architettura Zen 4, costruita con un processo produttivo a 5 nanometri. Non è da escludersi inoltre l'arrivo delle GPU integrate della famiglia Navi proprio in questi processori. In quest'anno, il 2021, almeno per il momento, non sembrerebbero esserci novità dal punto di vista delle CPU AMD, quindi continua il dominio della serie 5000. Facendo però un balzo in avanti, ma nel puro campo delle speculazioni, nel 2023 dovrebbe invece approdare Phoenix, un progetto mobile basato su Zen 4 e architettura GPU RDNA 3. Sarà vero? Beh, non ci resta che attendere per scoprirlo insieme. Intanto io spero che il video vi sia piaciuto e se così è stato vi invito a lasciare un mi piace qui in basso e a iscrivervi al canale, che c'è anche uno sconto per chi lo fa. Vi lascio tutti i dettagli in descrizione insieme al link per tutti i processori AMD. Grazie per averci seguito e alla prossima!